Anna Paola? C'è qualcuno sulla scala, eh? No, lì, sei pronto? Cari, dov'è? Come andrà? Ciao, ciao, ci sentiamo al lavoro. Maria. Ti dica qualcosa? Non dicono niente. Per adesso non dicono niente. Maria. Era cosa? Maria. Cosa? Maria. Marianna Maria. Vabbè. La intrega a sbarra, Rubè. La intrega a sbarra. No, 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 c'è. Dell'ale, di là. Ale, che c'è? Gelato. Guarda quello di là. Lo sai che ci stiamo arrivi a fra di noi, no? No, è come un... E all'occorrenza di tutti ci sono lei. La sbarra! Di qua! Fai liberate e passate! Che cavolo! Però non scusa, spingere, non scusa! Ah, ecco! Allora era lei che spingeva! Vero, lui può! Oggi la resa dei conti però senza passare dal voto. Il paese capisce? No, sentiamo la relazione del segretario. Sarà la discussione e poi vediamo se gli scontri sono appianati e poi si deciderà se c'è. Ma lei di questo modo di agire cosa ne pensa? Io credo che questo governo vada superato assolutamente. Vada superato, anche con questi modi? In questi modi questo è quello che si sta discutendo. Ormai non può più tornare. Chi è discuti? Cassone. Vedete che non c'è scende però come dire una minoranza che contrasta Renzi in questa decisione. Sono rimasti solo i lettiani fedelissimi, sono veramente pochi. Come dicevo prima, gli si fa pagare il mancato appoggio quando ci fu, come dire, la crisi dei toni e dei modi di fare di Renzi, definito arrogante, ai tempi, quindi un mese fa, delle dimissioni di Gianni Cuberlo dal presidente del Partito. A governare il paese, a fare le riforme e avere finalmente una legge elettorale che ci consenta un sistema politico che ci consegni. Ma con chi? Corrente o con Letta? Io direi corrente a questo punto. Però a questo allora, punto. Per lei che non però mi scusi. Scusi, ma come quello sto dicendo? A questo punto mi sembra solo un cambio al vertice. Sembrerebbe ritornare in questa stessa situazione perdendo tutto il tempo delle elezioni ed essendoci bruciati la chance delle elezioni. Però scusate, la battaglia sulle primarie per il voto dei cittadini e degli elettori poi diventa come poi. Che presta il fianco a numerose critiche. Ma certo, infatti si assume un grosso rischio. Lui l'ha detto. A questo punto sembra solo una sostituzione eletta Renzi. Perché la maggioranza rimane uguale. Quindi significa che io sono più bravo di me. Dalla minoranza del partito che è molto insistito per questo. La minoranza. La minoranza potrebbe essere un tranello. Bello de Farotto. Io rimango fermo, infatti. Buongiorno. Perché no a questo governo? Adesso capiamo se quanto è importante aprire una fase nuova. Una fase in cui, quindi cade? Una fase nuova in cui il Partito Democratico assume una responsabilità al suo massimo livello per il governo del Paese. Dunque si cambia verso? Beh, probabilmente si cambia verso. Non viene fermarsi, eh? Se dimette Letta, che fai? Va soltanto?
Sono qua, ci sta. Allora, con la strina. Come si chiama? Con la strina. No. Un botto. Ok, scusa. Ha sconsigliato, però evidentemente lui ascolta altri. No, secondo me l'ha nominato proprio, cioè se non si starà dimettendo Letta, non lo so, io non ho modo di parlare con lui, però insomma il trattamento che gli hanno riservato è pesante e forte, insomma. No, non si va alla conta perché sono tutti d'accordo. Una congiura di palazzo? Beh, insomma, è un po' shakespeariana, sì. Oggi c'è Giulio Cesare, poi parte la Ida. Però ci spostiamo su Verdi. Vediamo. Scusami, okay. Perché secondo te si sta giocando questa carta, Renzi? Lui è una persona intelligente, sa benissimo quello che rischia, viene da un passato in cui lui si presenta come il nuovo, ha fatto le primarie. Che dire? Io l'avrei sconsigliato, soprattutto perché se c'era da intervenire perché Letta non ce la faceva più, non perché lo mandavamo via noi, mi spiego. E in secondo luogo perché uno ci porta alle elezioni, non è che ci porta al 2018. Non l'ho capita. Vabbè, un ragionamento che lo sarei fatto, voglio dire, sappiamo. Lui pensa di fare bene, pensa di fare meglio, pensa di convincere gli italiani direttamente, è una cosa molto verticistica, molto, molto forte, secondo me molto sbagliata, poi vedremo. Soprattutto nel metodo, nel modo, la politica è una cosa, ci vuole pietà, ci vuole rispetto, perché altrimenti diventiamo tutti degli esseri un po' cinici. È un po' interessati a cavarcela, perché poi non so se hanno dato, ma sono tutti d'accordo per motivi diversi. Chi no perché non vuole far terminare la legislatura, chi perché vuole avere un ministero, chi perché è convinto di sparigliare, chi perché. E poi ci sono gli stessi renziani che è una vita difficile fare renziano, perché non si capisce quello che fa Renzi, allora cambiano posizione. Settimana scorsa era Enrico stai sereno, adesso Enrico vattene pure, cioè è un bel cambio di passo. Quanto rischia il Partito Democratico in questa gioco? Secondo me parecchio, però lo sta rischiando parecchio. Così dal 2013, le primarie erano un segnale di discontinuità, così invece la continuità torna sovrana. Ma se diventa Presidente del Consiglio si rimette da segretario, lei come ha sempre detto. Gentile, no. Lei parteciperà alle primarie? Lui farà ancora segretario. Aveva detto di no, però le doppie incariche aveva detto. Però aveva detto tante cose, mi pare che non è che le stia facendo. Letta secondo me si dimette prima, se ho capito bene, però ormai siamo a pronostici tipo con la palla di cristallo. Vediamo. Sì. No. Ho fatto la previsione che a CNN ha detto. Oh, piano. Pazzina. Il testo della manifestante. Opla, permesso? Vai. Governo, buona la mossa di Renzi, di governo Cade. È chiuso, vai. Consiglio, mettete le dritte su cose concrete, pagamento, cose concrete. Il paese capirà con queste lotte interne, o no? Non ti ha voluto rispondere. Non gli ha risposto. Marino con la bicicletta. Devo arrivare lì col microfono, soltanto questo. Signora, però è fatta entrare. Sicura la sua bicicletta. Non è che faccio io. Scusa.
devo arrivare il microfono. La capiranno mai sta cosa? Eccomi, no. Marino, più cose concrete, meno parole fumose. Marino, più cose concrete. Cambio la governo. Io sono andato ad affrontare come voi. Non ce la faccio. Cosa si aspetta con la giornata di oggi? Ma scusi, innanzitutto non piove. Per Roma non può. Marino, cose concrete, no. È una guerra qua, Cose concrete. La bicicletta di Marino del sindaco di Roma. Allora, domanda gli video lo stesso, io direi di buttare giù quell'ultima di Garcia di Civata. Esatto, il grasso di Marino con la sua bicicletta di merda. Sì, però mi possiamo usare questo termine? Mica una guerra, ma non è mica una guerra, no, noi stiamo cercando di dare una risposta ad un'esigenza che è sentitissima, cioè la svolta. Anche io. C'è bisogno di cambiare e il Partito Democratico sta tentando di trovare la quadra per cambiare, ma soprattutto sul piano delle cose da fare, poi viene il discorso delle persone. C'è bisogno di una nuova fase di governo, una fase che dia risposte innanzitutto al tema della disoccupazione e del calo della domanda interna. Un governo guida Renzi, quindi. Ma in questo modo non è un errore? Non è un errore politico madornale? Possibile e più adeguato al tema che c'è in Italia, che non è Renzi, Letta, Pittella o altri. Il problema dell'Italia è oggi dare risposta alla ricerca di posti di lavoro e alla creazione di crescita. E non lo poteva fare Letta questo col PD alle spalle? Ora vediamo chi lo dovrà fare. Ora vediamo chi lo dovrà fare. Pittella. Per parosia e dall'altro manca l'individuazione della direzione, una comunità si perde all'interno delle proprie discussioni. E allora mi scuso con voi se per una volta vi devo preannunciare che non ci saranno effetti speciali, non ci sarà cinema della relazione che sto per fare. Le fanno anche con i risentimenti, ci viene voglia di mettere i puntini sulle i, ci viene voglia di mostrare il nostro orgoglio e di insistere andando a ricostruire i fatti uno per uno, le ricostruzioni. Credo che questo momento debba essere un momento nel quale noi ci poniamo con l'obiettivo di chiarire che tipo di proposta facciamo al Paese, mettendo se volete anche l'elemento dell'orgoglio personale che secondo me abbiamo, e cercando cioè di individuare una soluzione che sia una soluzione. No, è che questo qua quagliava, però. Come diciamo spesso a chi sta fuori di qui. E quagliava. Intendendo il nostro elettorato, la base, il gruppo dirigente di amministratori, ma soprattutto le persone con le quali facciamo politica, che sono persone che vivono oggi un momento di grande difficoltà, di grande imbarazzo, di grande sofferenza per la crisi politica, sociale e culturale che continua nel nostro paese. A stringere Renzi. Del resto inizi a diventare grande quando smetti di fare soltanto le cose che ti piacciono. Ecco, questo è il momento in cui credo ci sia bisogno di dirsi con estrema trasparenza qual è la proposta con cui il PD esce dalla direzione e anche in qualche misura di più. Vai Lore. Permettendo che la direzione di oggi, mi spiace per lei. Marina, buongiorno, c'è sicuramente grande tensione qui, io sono in compagnia del mio ospite Emanuele Fiano, a cui rivolgo subito una domanda, lei era chiaramente dentro in direzione, quindi che cosa pensa di questo discorso di Matteo Renzi? Insomma, lei è d'accordo con questo che ha detto Marina? Ma Matteo Renzi ha fatto un'analisi che è condivisibile, il governo Letta è nato, come tutti ricordiamo, tra mille difficoltà, con grande sforzo in una situazione parlamentare dove mancava una maggioranza. Enrico Letta ha retto in questi mesi con grande autorevolezza e capacità il Paese e il Governo in una situazione molto difficile,
ma noi siamo nella condizione di dover dire agli italiani se in questa legislatura finalmente potremo realizzare le riforme che noi pensiamo siano fondamentali per avere di nuovo speranza nel paese. Legge elettorale, riforma parlamentare, riforma del titolo quinto, riforma di direzione dei partiti, abolizione delle province, eccetera. Per questo Matteo Renzi dice serve un cambio di passo del governo, ringraziando Enrico Letta per il lavoro fatto, ma serve questo cambio di passo e questo cambio di passo lo può dare solo il Partito Democratico. Fin qui è l'analisi, poi Matteo Renzi dice io so che questo può sembrare un discorso di ambizione personale, ma l'ambizione che io voglio esprimere è quella di cambiare il paese. È una scommessa difficile? Sì. C'è molto disorientamento anche tra i nostri militanti che non si aspettavano questo cambio in questa modalità, ma Matteo Renzi dice noi dobbiamo fare e dobbiamo essere in grado di spiegarlo per il paese. Il Partito Democratico è compatto, siamo. Ai nostri militanti va spiegato questo passaggio, va spiegato che lo facciamo per il bene del paese. Io penso che la direzione sarà sostanzialmente compatta, comunque a stragrandissima maggioranza, nell'approvare il senso della relazione del segretario, il documento che lui ha letto, e dovremo riconquistare la completa fiducia dei nostri militanti e dei nostri elettori spiegando il perché lo abbiamo fatto. Da questo punto gli occhi però sono puntati su quello che farà Letta, quali sono le sue opere? Penso che dovrà prendere atto se ci sarà, quando ci sarà il voto della nostra direzione sulla relazione del segretario. Penso che ne prenderà atto perché così deve essere, in una situazione che nessuno di noi può nascondersi, è molto difficile anche da un punto di vista personale per il Premier, però credo che lui ha chiesto ieri sera un pronunciamento nella sede politica di questo partito, se arriverà questo pomeriggio questo pronunciamento politico non potrà che prendere atto. Io ringrazio il nostro ospite che ci domanda. Scusa. Pur esprimendo un giudizio positivo sul lavoro che ti svolgo, cosa che non era scontato, si aprirà la crisi e si apriranno le procedure per la formazione del nuovo governo. Ci sarà un voto? Andiamo insieme. Da quello che ho capito non c'è. Signora, io non posso venire lì, devo andare in aula a parlare. Non aspettano me, io devo parlare. C'è una cale... Va bene, grazie. Invece siamo qua, guardi. Poi vado. Ma il popolo capirà? Al popolo bisogna spiegare che lo facciamo per il bene del paese, per poter dare di nuovo energia alle riforme di cui abbiamo bisogno. Lo facciamo per il paese, bisogna spiegarlo, non è semplice, è un passaggio non semplice che non avviene nella maniera consueta alla quale eravamo abituati. Bisogna spiegarle, io sono sicuro che risponderà con Batti. Ma la proposta di Cooper lo di non votare in diretta? Io penso che si debba votare. Prendiamo ancora una volta tutta la forza del PD per cambiare quel vigore con l'austerità che ha caratterizzato questi ultimi anni, così come ancora io penso che dovremo discutere della grande questione del campo degli alleati rispetto anche a tante cose che si scrivono e che si leggono, ma penso che oggi in questa direzione, nella consapevolezza anche di una necessità e di una richiesta profonda di orientamento che arriva dai nostri, anche per la naturalezza di un sistema mediatico che amplifica più le letture personali delle letture politiche, noi siamo ad un passaggio chiaro. La grande famiglia del Partito Democratico, la più grande famiglia, la più grande comunità politica di questo Paese, mette sulle sue spalle, senza infingimenti, fino in fondo, la grande sfida del cambiamento, delle riforme e del governo del Paese. Io penso che l'unità che dovremmo provare a raccogliere nel modo più vasto sia il modo migliore di provare a rispondere a questa domanda, che è la domanda di fondo dal mio punto di vista del perché questo partito esiste e del perché questo partito è l'unico che può veramente provare a cambiare l'Italia. Grazie. Grazie Roberto. Abbiamo Alfagnani che abbiamo riscattato, ma sono stati eletti nelle liste bloccate con Berlusconi. Abbiamo il solito panorama che forse dovremmo cercare di superare. Per cui chiedendovi sinceramente con quale programma intendiamo dare questa svolta, perché per ora di contenuti non si è parlato, con quale discontinuità vogliamo interpretarla,
Io voterò contro oggi, sperando ovviamente di poter recuperare un confronto sulle cose da fare per il futuro, perché quelle interessano certamente a tutti. E con una preoccupazione con cui chiudo, e non vuole aggiungere una puntata al thriller di questi giorni, io però spero davvero che Berlusconi non ne voglia approfittare di questo passaggio, perché ci sono tutte le condizioni perché lui tatticamente cambi verso, cambi direzione, e quello sarebbe per noi altrettanto, forse ancora di più, doloroso. Per cui, con lealtà e con rispetto per le scelte, perché questa è una scelta, non è l'alternativa unica e possibile, io però sono, mi dichiaro contrario a questa strada che stiamo prendendo. Nella strada meno battuta, citando Robert Frost, il poeta della Camelot che è mediana, quindi insomma pieno di riferimenti e di passaggi anche subliminali a una leadership forte, a una nuova frontiera. Sul piano politico c'è un passaggio traumatico, come ha detto lui. Non mi è sembrato convincente quando lui ha detto il paese, quando si è chiesto retoricamente, ma noi pensiamo davvero che gli italiani hanno bisogno della legge elettorale, delle riforme istituzionali per campare? E certo la risposta è no, purtroppo però Renzi aveva detto che invece questa era la priorità della sua segreteria, ed è indubbio che in questa settimana ci sia stato completamente un cambio di priorità, per cui adesso la priorità invece di essere le riforme diventa improvvisamente la guida del governo. Anche la frecciatina ieri di Letta che diceva: beh, ma come certo, io ho fermato tutto per la... Radicali, un cambiamento, come diceva il segretario, radicale delle politiche attive del lavoro. Vi dico solo quello che è capitato a me l'altro giorno, il presidente della regione. 500 persone, dopo 5 anni di cassa integrazione, la prossima settimana diventeranno disoccupati. 5 anni fuori dal mercato del lavoro, 5 anni dequalificati completamente. Allora, forse è arrivato il momento che modifichiamo radicalmente gli ammortizzatori sociali? È forse arrivato il momento che modifichiamo il modo con cui facciamo politiche attive del lavoro? È arrivato forse il momento che con coraggio, proprio noi che forse abbiamo quella crisi di rappresentanza simile a quella che hanno i sindacati, affrontiamo con coraggio i cambiamenti che ci vengono imposti da una società completamente mutata, o pensiamo di poter rispondere solo ed esclusivamente attraverso la cosiddetta garanzia giovani, che è uno strumento a cui io credo profondamente, ma che copre soltanto un pezzo piccolo, per quanto importante e fondamentale, di quei tanti lavoratori che restano fuori dal mercato del lavoro. E sono tanti, e non riusciamo più a rispondere attraverso la normalità dei centri per l'impiego, a cui accedono soltanto il 4% delle imprese italiane. Ecco, io pongo dei temi programmatici, e vorrei che a questi temi programmatici così importanti, con quella velocità che è mancata, con quella forza che è mancata, con quel coraggio che è mancato, il Partito Democratico risponda, e lo faccia presto, da domani, perché non c'è tempo da perdere. Noi avremo l'1% del voto, e quindi nessuno ha presentato il voto di un governo omogeneo, quindi di nuovo l'esigenza di larga intesa. Questa cosa è evidente perché parte che il segretario è dentro il segretario. Quindi è un assurdo nei confronti del bene del paese dire andiamo a votare tutto. Noi dobbiamo andare a votare in tutto il paese una volta che abbiamo rifatto la legge elettorale, che siamo in grado di dire ai cittadini italiani: votate, scegliete quello che vi pare, la sera che avete scelto noi avremo un governo e una maggioranza stabile. Avremo anche, questo penso dovremmo fare, Renzi lo ha ripetuto oggi, una sola Camera, cioè una politica più veloce e più efficiente. Se non facciamo questo, noi andiamo incontro al disastro. È già successo in Europa, è successo in Grecia, con l'elezione non ha dato maggioranza, l'hanno dovuta rifare. Quindi l'esigenza di fare le riforme, prima di tutto, per dare poi soluzione ai posti di lavoro, alle persone che non hanno il pane per mangiare o che non hanno una casa, c'è l'esigenza di riformare lo scheletro istituzionale di questo paese, altrimenti non dovremmo prendere la priorità. Presidente Letta, conoscendo le sue qualità intellettuali umane, se dovesse ricevere nella direzione del Partito Democratico un voto che dice va cambiato il segno, la velocità del governo, dovrebbe trarre le soluzioni. A quel punto entra in campo il Presidente, consultati i partiti.
parte della Corte Centrale sono lì nel TG. Grazie. Solo una domanda, si parlamentarizza questa crisi, quindi la situazione può essere? Questo stabilirà il capo dello Stato una volta che dovesse esserci una salita al colle del presidente eletta, una volta che ci sia un voto della direzione del Partito Democratico che chiede un cambio di governo. Vedremo, non sono in alcun modo per saltare le prerogative del capo dello Stato, decide il capo dello Stato. Vabbè, noi saltiamo a questo punto perché ci chiediamo di scontare che il documento segretario fa, e quindi letta. Quindi penso, immagino che Enrico Letta ne trarrà le conseguenze. D'altra parte, nell'intervento di ieri sera della conferenza stampa del Premier Letta, il Premier ha citato molto correttamente necessità di passaggi. Attenzione. Allora, sì, siamo con Emanuele Fiano. E allora, è appena uscita la notizia, non so se tra l'altro lei stava rientrando in Sicilia, che una componente bersaniana, alcuni membri della direzione vicino a Bersani non parteciperanno, e i renziani non parteciperanno al voto. Una domanda. Lettiani, mi scusi, è diverso, avevo capito male. Lettiani non parteciperanno. Vabbè, comunque è un segnale. Penso che sia anche comprensibile sia politicamente che umanamente che persone la cui vicinanza con il Presidente del Consiglio è non solo politica, storica, ma anche umana, decidano di astenersi da un voto politico che riguarda una persona che io personalmente stimo come Enrico Letta. Qui stiamo prendendo decisioni politiche, ma non facciamoli ingenui. Dietro decisioni politiche ci sono anche risvolti umani di chi ha dedicato questi mesi al paese o comunque una vita all'attività politica, quindi lo capisco. È una notizia che lei mi dà che io personalmente, umanamente posso comprendere. Senta, e poi ci sarà una parlamentarizzazione, ci sarà un passaggio in Parlamento, cosa si aspetta? Io penso intanto che lascio anche qui se la aggiorno perché evidentemente insomma ci sono state le richieste sicuramente da parte di Forza Italia e Movimento 5 Stelle in questo senso. Io penso che deciderà il capo dello Stato, penso, immagino che Enrico Letta, una volta che la direzione nazionale del Partito Democratico avrà votato un documento politico in cui si chiede un cambio di stagione del governo, ne dovrà trarre le dovute conseguenze, immagino che il suo primo riferimento sarà il capo dello Stato, con cui conferirà per valutare i successivi passi e immagino che insieme decideranno quali sono le tappe. Noi ci è stato chiesto anche dal Presidente Letta, è stato chiesto che il Partito Democratico si esprimesse nella sua sede più opportuna, che è quella della direzione. Un passo alla volta vedremo come legittimamente il Premier reagirà al voto della direzione del Partito Democratico.